l'hanno definito l'aeroporto tra i vigneti. Siamo a Vesime, nella Langa Astigiana, dove nel novembre del 1944 una lingua di terra ha permesso agli alleati di avere un importante contatto con le bande partigiane operanti sul territorio. Il Consiglio regionale del Piemonte ha sostenuto la realizzazione del museo multimediale, inaugurato domenica 17 gennaio nella locale casa municipale, alla presenza di Nino Boeti, vicepresidente dell'Assemblea piemontese. Abbiamo ritenuto, come Comitato per l'Affermazione dei Valori della Resistenza e della Costituzione, di sostenere questo progetto di recupero dell'aeroporto partigiano di Vesime. Il rumore dell'aereo in genere è un rumore che preoccupa, perché sa di bombardamenti, sa di case distrutte, sa di vite strappate. In questo caso l'aeroporto di Vesime, il rumore dell'aereo era un rumore di speranza, perché indicava che la guerra stava per finire, che noi saremmo usciti dal nazifascismo e che finalmente il nostro, dopo un ventennio fascista, sarebbe diventato un paese democratico.